Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quando ci si avvicina a Keyforge e se ne comprendono le caratteristiche che lo contraddistinguono da ogni altro gioco di carte collezionabili, iniziando a comprare i primi mazzi o addirittura box da 12 deck, si va alla ricerca di quell'unico che riuscirebbe a farvi prevalere su molti rivali, sposando perfettamente lo stile di gioco che vi rappresenta, rendendovi degli avversari davvero temibili. Oltre al semplice comprare una confezione, aprirla e scoprire cosa contiene, esiste comunque una seconda possibilità altrettanto valida, che potrà fornire in breve tempo delle risposte alle vostre domande. In collaborazione con Dammat, che si è messo a disposizione per tracciare un sentiero ben definito, scopriremo assieme come i nuovi giocatori riusciranno a muoversi nello sconfinato universo che è rappresentato dal mercato secondario di Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! I concetti riportati in questo video saranno alla base della conoscenza che un nuovo giocatore potrà avere per iniziare a muoversi sui vari siti web di riferimento. Col passare del tempo affinerete le vostre abilità in termini di ricerca, rendendovi più abili nel riuscire a trovare mazzi a voi congeniali. Per iniziare, dovrete cercare sul vostro motore di ricerca il sito Decks of Keyforge. Una volta entrati nella pagina web, in alto a sinistra troverete la voce Search Decks. Cliccandoci sopra, verrete condotti in una sezione di ricerca. Il primo passo da fare consisterà nello spuntare la casella For Sale sotto la voce Options. Dopodiché dovrete selezionare il termine Constraint, aprendo il rispettivo menu a tendina che vi mostrerà tre zone distinte, dove dovrete inserire i parametri che dovranno essere presenti nel vostro unico nel primo spazio, il valore minimo, massimo o uguale al numero che vorrete avere nel deck di una determinata terminologia nel secondo spazio, ed infine il numero desiderato da impostare a seconda della propria ricerca. Ultimo, ma non per importanza, sarà la presenza della voce Add Constraint, che permetterà di aggiungere un nuovo menu a tendina così da poter essere più incisivi e specifici durante il processo di ricerca. Il settaggio delle varie voci da includere nel vostro percorso saranno tutte da intendere come a partire da un valore minimo D, quindi dovranno riportare rigorosamente la dicitura min nel secondo spazio del menu a tendina. Ed ora vediamo quali saranno i vari parametri da inserire sul sito. Le voci principali che saranno fondamentali per la ricerca di un deck saranno Expected Ember, con un valore minimo di 18, Ember Control, con un valore minimo di 10, Creature Control, con un valore minimo di 10, ed infine Efficiency, con un valore minimo di 10. In diversi video ho parlato, sempre grazie al supporto di Dammat, del famigerato 18-10-10-10, che rappresenta un insieme di numeri che determinano l'equilibrio di base ideale che un mazzo può avere per rispondere a qualsiasi insidia avversaria. Troverete il video dedicato, dove se ne parlerà, nella scheda che è appena apparsa in questo momento o nel link che vi lascerò in descrizione.
Impostando i valori di ricerca ben precisi, non avrete di cui preoccuparvi. Quelli saranno e quelli troverete. Ma potrete scoprire anche, in modo del tutto casuale, un deck che si avvicinerà di molto ai valori minimi richiesti per un unico bilanciato. In quel caso, non scartatelo a prescindere. Più in là nel video vi dirò il perché. Per farla breve, 18-10-10-10 non è un mantra da ripetere per ogni mazzo, ma una base di partenza per avere tra le mani uno strumento che possa districarsi a seconda delle situazioni che gli si pareranno davanti in modo fermo e risoluto. Poi, col passare del tempo e partita dopo partita, probabilmente vi scoprirete appassionati di Rush piuttosto che di Control, parteciperete a tornei Arconte snobbando totalmente l'Adaptive e andrete alla ricerca di quei mazzi che rappresenteranno appieno il vostro essere forgiatore. Una volta avviata la ricerca, premendo il tasto giallo Search in basso, il sistema individuerà e vi proporrà tutti quegli unici che corrisponderanno alla vostra richiesta. A questo punto dovrete solamente cercare una soluzione che vi soddisferà e procedere allo step successivo, il test del mazzo. Arconte, come faccio a testarlo se non è in mio possesso? Ebbene, ci sono tre metodi che potrebbero fare al caso vostro. Il primo, più dispendioso, soprattutto a livello di tempo, è quello di proxare le carte di quello stesso mazzo, ovvero creare una copia dell'originale scrivendo su un foglio bianco il testo e l'effetto della carta, o direttamente stampando in copisteria l'intero unico, per giocarlo fisicamente con i vostri amici in fumetteria. Il secondo è cercare di raggruppare quante più carte possibili da altri deck che non utilizzate, per riuscire a ricreare esattamente tutto il contenuto di cui avrete bisogno. Oppure, terzo e più semplice dei metodi, servirsi di The Crucible Online. Nella scheda appena apparsa in questo momento e in descrizione vi lascerò il video che riporterà una semplice guida che vi accompagnerà passo dopo passo dalle fasi iniziali fino a disputare il vostro primo match. Giusto per completezza, nella scheda di qualsiasi unico presente in Decks of Keyforge, se cliccherete sull'icona con i tre puntini verticali in basso a destra, si aprirà un menu a tendina dove potrete accedere direttamente al Master Vault dello stesso mazzo. Tenetelo bene a mente quando e se vedrete il contenuto sulla prima piattaforma online creata per il nostro gioco di mazzi unici al mondo. Una volta che i vari test vi avranno soddisfatto e il mazzo vi avrà convinto, potrete procedere all'offerta. Scrollando la pagina web verso il basso, vi imbatterete in un campo che riporterà la dicitura Make Offer. Cliccandoci sopra, si aprirà una finestra dove saranno riportati tutti gli interessati all'acquisto e gli importi che hanno deciso di proporre. Scendendo, troverete i due campi dove, rispettivamente, dovrete inserire la cifra che avevate in mente di offrire e i giorni di scadenza dell'offerta, entro i quali il venditore potrà prenderla in considerazione, accettandola o rifiutandola. Quest'ultima possibilità si verificherà anche se l'offerta scadrà senza aver ricevuto alcuna risposta. Ora, il mazzo vi interessa, gira bene, vi ci trovate alla grande, ma il prezzo non vi convince. Ed essendo alle prime armi, non riuscite da voi a dargli un valore. Come fare allora per capirne in modo chiaro il costo senza rischiare di sovrappagare il deck? La soluzione risiede nella presenza dei vari canali WhatsApp e Telegram dove la community scambia opinioni in merito. In descrizione vi lascerò tutti i link di cui avrete bisogno per potervi unire ad altri forgiatori più esperti che sono sicuro riusciranno a rispondere ad ogni vostra domanda in modo chiaro ed esaustivo. Oltre a Decks of Keyforge ci saranno anche altre alternative alla compravendita di mazzi, come eBay e il marketplace di Telegram e Facebook. Vi lascerò
i link in descrizione. Come utilizzare questi strumenti appena menzionati? Sarà molto semplice. Se sarete curiosi di sperimentare qualche unico messo in vendita su queste piattaforme, vi basterà ripetere tutti i passaggi precedentemente descritti in questo video, per poi trarre tutte le conclusioni del caso e infine procedere o meno all'acquisto del mazzo. Per questo vi dicevo di prendere in considerazione anche deck che si sarebbero avvicinati ai valori di base 18-10-10-10, dato che il più delle volte troverete su questi strumenti alternativi di ricerca unici che non rispetteranno i valori minimi standard. Poi, ripetendo ancora una volta, sviluppando il vostro stile di gioco, strutturerete il vostro metodo di ricerca a seconda dei mazzi che più vi interesserà giocare. Concludendo, se vorrete, sarà possibile anche diventare un Patreon di Decks of Keyforge, pagando una quota di iscrizione a scelta tra una rosa di possibilità, usufruendo in seguito di specifici benefici come la comparazione dei mazzi, l'analisi della vostra intera collezione e la modalità scura, a seconda dell'abbonamento sottoscritto. Troverete tutti i servizi descritti nel dettaglio cliccando sulla voce dedicata in alto a destra del sito. Quindi, infine, conviene acquistare sul mercato secondario? La risposta è sì, certo, ma solo e soltanto se avrete trovato un mazzo che vi soddisferà, anche sul piano del rapporto qualità-prezzo e che avrà superato tutti gli step che abbiamo trattato in questo video. Almeno per le prime battute, poi con l'esperienza che accumulerete nel tempo riuscirete a muovervi abilmente da soli, districandovi al meglio nell'universo sconfinato del mercato secondario del nostro gioco di mazzi unici al mondo. Per qualsiasi altra domanda al riguardo potrete entrare nei vari gruppi che ho menzionato o direttamente scrivermi nei commenti le vostre perplessità così da poterle appianare una volta per tutte. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.